Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Il Vangelo ci racconta l'incontro tra Gesù e Nicodemo. Costui è definito un capo dei giudei e Gesù gli riconosce un'autorità. Tu sei maestro in Israele. Ma Nicodemo è turbato perché ha intuito nelle parole e nelle opere di Gesù una novità sconvolgente. E non sa ancora quanto sia sconvolgente. Si era già convinto che nessuno poteva compiere le opere compiute da Gesù se Dio non fosse stato con lui. Era andato a trovarlo di notte. Sant'Agostino ha visto in questo fatto l'ambiguità in cui Nicodemo si sta dibattendo. Si accosta alla luce, ma la cerca nelle tenebre. E Gesù ha visto anche un'altra e più profonda ambiguità. Nicodemo ha già vissuto molti anni e ha imparato molte cose, eppure ha bisogno di nascere di nuovo. E non mancherà certo il suo inevitabile ricorso al buon senso. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo della madre e rinascere? La battuta un po' sarcastica del vecchio maestro era molto più vera di quanto lui non sapesse. Proprio in questi giorni, celebrando la festa della Divina Misericordia, abbiamo insistito molto su questa parola misericordia, che rimanda all'attaccamento viscerale che una mamma prova per il suo bambino e che Dio, secondo il profeta Isaia, prova per ciascuno di noi. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se una donna si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Passeranno secoli e Gesù dirà a Santa Faustina Kowalska: tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia più profondamente di quanto non lo sia un bambino nel ventre della madre sua. Ma per Nicodemo questa rivelazione di una continua custodia nel grembo di Dio è ancora piuttosto prematura. Gesù però gliela sintetizza nella forma che anche un maestro di Israele poteva allora capire e che Nicodemo aveva cominciato a intravedere. Gli dice dunque Gesù: Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio per salvare il mondo. La luce è venuta nel mondo. C'è già tutto. Nicodemo non ha bisogno di rientrare nel grembo di sua madre per nascere di nuovo, perché è già nel grembo dell'amore di Dio e può subito rinascere dall'alto. Deve solo accettare l'annuncio del troppo grande amore di Dio per camminare verso la luce, comprendendo che qualunque altro percorso, anche quello delle osservanze legali a cui ha dedicato la vita, diventerebbe sempre più buio e lo condurrebbe ad amare le tenebre. Che gioia per un cristiano poter amare la luce come la ama un bambino che appena apre gli occhi cerca subito il grande amore della mamma.